Pragmatica e non accusatoria sugli UFO e attraverso un cambiamento nella politica di governo a sostegno di ricerche oggettive sugli UFO e su altri fenomeni ad essi connessi. Il filosofo Joseph Campbell ha affermato che viviamo in un'era in cui la nostra ignoranza e la nostra disponibilità sono al termine. È arrivato il momento di lasciare da parte i nostri timori ed evolvere verso una maggiore consapevolezza di noi stessi e del posto che occupiamo nell'universo. Forse il cover-up è stato applicato nel nostro interesse, forse no. Forse il governo ha sottovalutato le capacità intellettive del popolo americano, decidendo che non era in grado di gestire questa situazione. La verità è sempre la verità, e nulla può modificare questa realtà, né i militari, né il governo, e neanche io. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione dell'intera questione extraterrestre. Un'evoluzione che fino a questo momento ha reso più concreta la realtà degli avvistamenti e degli incontri. Registriamo infatti un numero crescente di casi in cui disponiamo di informazioni sempre maggiori, informazioni rese note dai governi. Sappiamo adesso che per molti anni è stato messo in atto un cover-up, l'abbiamo sempre ipotizzato, ma ora ne abbiamo le prove. Sappiamo che i servizi segreti, non solo degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi, hanno letteralmente ingannato il pubblico e molto probabilmente i visitatori extraterrestri sono a conoscenza di questa macchinazione e non sorprende il fatto che negli ultimi anni vengano divulgate informazioni più complete. È possibile che si tratti di una fase preparatoria per arrivare ad un contatto ufficiale. Forse è nello stesso interesse degli extraterrestri stabilire contatti, in quanto oggi l'umanità si trova in una posizione molto difficile. Ciò non significa che dobbiamo dipendere dagli alieni per salvare il nostro pianeta, ma che dobbiamo agire da soli. Ci troviamo in una fase in cui siamo pronti a passare alla fase successiva della scala evolutiva. È un passo fondamentale perché deciderà della nostra sorte, sopravvivere o scomparire. Vedremo tra poco come l'atteggiamento della NASA nei confronti della questione UFO dipenda direttamente dalle decisioni dell'aeronautica militare statunitense, quindi dal Pentagono. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'ormai lontano 1977, all'epoca della presidenza Carter, quando alla NASA venne richiesto da parte di enti investigativi privati di collaborare allo studio del fenomeno UFO, ai fini di declassificare la documentazione sino ad allora tenuta segreta e di pianificare interventi adeguati. La risposta dell'ente spaziale americano fu che il problema UFO era e restava di ordine secondario, in assenza di sostanziali e tangibili prove. Rimase così inascoltata anche la voce dell'astronauta Gordon Cooper, il quale nel 1978 si espresse rispondendo ad un'interpellanza dell'ONU in merito alla necessità di istituire una commissione di studio sul problema. La commissione non venne varata e Cooper pagò di persona. Da quel momento gli fu interdetto il rilascio di qualunque altra dichiarazione in merito agli UFO e il suo lavoro all'interno della NASA fu praticamente bloccato. Ma intanto la NASA aveva acquisito altre prove davvero sensazionali. Prove che, per quanto riguarda Marte, erano state preventivamente occultate e che solo grazie ai ricercatori Molinar e Di Pietro del Mars Research Center di Glendale vennero rese note nel 1979. Esse si riferivano a 3 anni prima, quando con l'invio in orbita attorno al pianeta rosso delle sonde Viking erano state trasmesse immagini inequivocabili della presenza nella regione marziana di Sidonia Mense di strutture apparentemente troppo simmetriche per avere semplicemente un'origine naturale, come la NASA avrebbe ufficialmente dichiarato in seguito. Si trattava delle strutture oggi note come la Sfinge e le piramidi di Marte. Esistono strutture molto misteriose su Marte. Si tratta di piramidi e in particolare di un viso umanoide molto grande, il cui sguardo è puntato verso il cielo di Marte.
I risultati delle ricerche effettuate dalle sonde Viking hanno dimostrato che Marte in passato possedeva una diversa composizione fisica e di questo abbiamo tutte le prove. Ma oltre a questo ci sono le piramidi. Non c'è la minima possibilità che possa trattarsi di strutture naturali. Sono assolutamente convinto che tali strutture siano artificiali. Quando si parla di compiere viaggi sulla Luna e su Marte, questo aspetto non dovrebbe essere interpretato in modo errato, cioè come un semplice volo per mezzo del quale delle persone lasciano la propria casa solo perché a loro non piace più dove abitano. No, si tratta in realtà di un ritorno alla Terra, e ciò dovrebbe realmente verificarsi con un processo di integrazione. Sapete perché dobbiamo esplorare i pianeti? Per salvare la Terra. Se andremo su Venere, Marte o Giove, dal confronto con questi pianeti otterremo informazioni preziose che riguardano la Terra. Applicando e sperimentando la planetologia comparata, potremo apprendere nuovi elementi su noi stessi, sulla Terra. Dobbiamo capire che la planetologia, la ricerca sui pianeti, le missioni su Marte o sugli altri pianeti, sono aspetti di cui non si deve occupare qualcuno diverso da noi. Essi fanno già parte di un programma di visione globale di un universo in cui tutto è collegato, dall'inizio alla fine. Torniamo ad una sequenza di filmati targati NASA. Queste immagini furono girate dall'astronauta James McDivitt nel corso della sua missione Gemini 4, il giorno prima che fotografasse l'oggetto cilindrico in orbita terrestre mostrato all'inizio di questo programma. In un filmato girato dall'Apollo 12, un oggetto luminoso sfreccia a velocità elevatissima sulla superficie lunare. Il suo movimento appare più chiaro attraverso il rallentatore e l'ingrandimento. Qui un disco volante, apparentemente di enormi dimensioni e dotato di cupola, si libra sulla Luna. E in questi altri fotogrammi, due dischi volanti appaiono poggiati sulla superficie lunare. Immagini incredibili. I no comment della NASA in proposito non possono bastare. Vediamo questo documento datato 10 novembre 1978. Esso rappresenta la prova inconfutabile dei rapporti fra la NASA e gli apparati militari statunitensi in materia di UFO. In esso si legge testualmente: oggetti volanti non identificati. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte per rispondere alle richieste concernenti oggetti volanti non identificati rivolte alla Casa Bianca e alla NASA. La NASA rappresenta il centro di risposta alle richieste pubbliche rivolte alla Casa Bianca in materia di UFO. La NASA non partecipa ad alcun programma di ricerca su questi fenomeni, così come non vi prende parte nessun'altra agenzia governativa. Mentre invece, in questo documento NASA del 1978, di poco successivo a quello precedente, si legge testualmente: i rapporti sugli UFO che entrano nello spazio aereo degli Stati Uniti sono di competenza dei militari nel contesto formale della sorveglianza difensiva. I quattro fotogrammi che vi presentiamo appartengono a una sequenza filmata il 15 settembre 1991 dallo Shuttle Discovery. Nei primi due fermoimmagine in alto, un punto luminoso, un UFO indicato da una freccia gialla, si muove ad altissima velocità da destra verso l'alto. Nel terzo fotogramma, indicato da una freccia rossa, notiamo un flash luminoso con scia sparato sulla traiettoria dell'UFO. Nel quarto, l'oggetto cambia improvvisamente direzione, virando verso destra ed evitando di essere centrato. Le ultime immagini che vi mostriamo sono anch'esse di fonte NASA. Nella prima, il LEM della missione Apollo 11 viene ripreso in compagnia di un globo luminoso che sembra librarsi a distanza. E in queste ultime due foto, scattate dall'Apollo 14 nel 1971, un corpo luminescente caratterizzato da oblò appare sullo sfondo del cratere lunare di Landsberg. Le foto sono state declassificate dalla NASA nel 1996. Torneremo a parlarne.